32.000 visitatori, risultato importante in un fine settimana caratterizzato da giornate incantevoli e temperature primaverili. La rassegna Cosmo Bike Show nei padiglioni della Fiera di Verona è stata un successone con le sue proposte rivolte all'ambiente, alla mobilità extra e cittadina delle due ruote a pedali. Tanti modelli servoassistiti, ovvero le bici elettriche e le e-bike, presentate nel segno di una tecnologia capace di offrire accorgimenti in grado di garantire sempre maggiore comodità e fruibilità. Si è parlato di cicloturismo con la quarta edizione dei premi dedicati, dove la Lombardia ha recitato la parte del leone forte dei quasi 300 km della ciclovia del fiume Oglio. Anche il Veneto non scherza in termini di percorsi per biciclette, straordinari per apprezzare il territorio. Tra gli itinerari più suggestivi, la Pedemontana Veneta. Ce ne parla il direttore dell'organizzazione e gestione della destinazione di quest'area. Cosa si intende quando parliamo di Pedemontana Veneta? È la parte collinare del Veneto, le chiamiamo le colline di Venezia, perché in realtà a livello internazionale sono vicinissime a Venezia, tutta la zona pedemontana che è sotto l'altopiano di Asiago, i Lessini, il Cansiglio, quindi le colline, le splendide colline che si muovono nel caso nostro da Soave per Tiene, Schio, Valdagno, per Lonigo e Colliberici, fino a Breganze, fino a Marostica Bassano. Siamo nel cuore del formaggio Asiago, DOP, ma anche del Monte Veronese DOP, che è un formaggio delle Lessini e della Pedemontana Veronese molto importante. All'interno dell'area possiamo quindi trovare tutta una serie di vini, perché abbiamo zone vocate per la viticoltura, sia terreni vulcanici che terreni ghiaiosi, che terreni argillosi, quindi una varietà di vini che hanno portato a ben 6 denominazioni di vini DOC. E poi ci sono prodotti nel corso dell'anno che seguono le stagionalità, che sono prodotti di valore, pensiamo all'asparago bianco di Bassano DOP o la ciliegia di Marostica IGP. Abbiamo prodotti tipici dell'area che sono il clou, che sono l'obiettivo di molte sagre, eventi e manifestazioni che si svolgono in tutto il periodo dell'anno. Molte di queste sono proprio organizzate dal consorzio dei vini, dalle strade del vino. Ad esempio in gennaio una bellissima festa, la festa del Torcolato, la prima del Torcolato in piazza a Breganze, ma poi in ogni zona DOC ci sono queste feste che ovviamente richiamano migliaia e migliaia di appassionati enoturisti. Il salto che vogliamo fare in più è quello di fare una proposta che, se vogliamo, può essere simile a quello che si fa da tempo in Toscana o nelle Langhe in Piemonte, una proposta di percorsi enoturistici abbinati anche, pensiamo, a settimane in bicicletta lungo la Pedemontana Veneta. Senta, verrebbe quasi da dire, era il momento che il Veneto si scuotesse e valorizzasse quel patrimonio immenso che ha dal punto di vista naturalistico, ma anche proprio delle risorse della terra. In realtà, vede, è una competizione buona tra territori. Il Veneto è il Veneto delle eccellenze dal punto di vista turistico, pensiamo a Venezia, a Verona, le Dolomiti, le terme, le spiagge. Però c'è una parte del Veneto poco conosciuta, e tra queste la Pedemontana Veneta e Colli, che è un vero e proprio itinerario di sorprese.